dove dicevi che Francesca comunque era la più bella d'Italia. La confermi? Bomba. Ah, secondo me la più bella d'Italia è Yasmin Barbieri. Niente. Cioè, io ti ho portato Francesca qua, ok? E tu dici Yasmin? Ma non sei stronzo! Vabbè, ma io la conosco, è la mia amica. Posso dire che oggettivamente secondo me lei è bellissima? Ciao a tutti. Ciao. Ma io mi sento? Sì, sì. Ciao. Ah, bene. Ciao. Come stai? Tutto bene, voi? Bene. Qual è il tuo sogno nella vita? Il mio sogno nella vita? È diventare tipo il Rosso. Te ne voglio. Un attimo, sì. Scusate. Fare i soldi col culo degli altri? No, no. Dai, no. Non per forza. Col tuo. Francesca, tu sei ancora fidanzata? Io sì. Sì, sì. Presuppongo. Ma tu sai che è un valore, cioè tu hai un valore, cioè un valore di mercato enorme. Se no lo stai sprecando. Ah. E dovresti per me essere più persona come il FUB, capito? No, no, no. Tu vai tranquillo. No, non ho voglia. Allora come Simone? No, no, no. Allora vai a fare in culo, cazzo vuoi. Ma non mi sembra giusto. Ma nessuno ha detto che vuole essere com'è? Guarda, per il culo. Ma lì, cosa fai nella vita? Io facevo la studentessa di economia. Poi ti è andato bene un trend e hai detto, cazzo, mi frega me di studiare, giusto? Esatto, è nata esattamente così. Ma ci sta piando per il culo? No, secondo me... No. Cioè, come okay, okay. Tu quanti anni hai? 21, compiuti... Che? 2 giorni fa. 21. Cioè, che anno è? Che cosa hai detto, stronza? Ah. La conosci, Giulia? Alza le mani, alza le mani, alza le mani, alza le mani. Senti, ma i capelli come li fai? Cioè, fai... fai Chantix? Cioè, le del stivo. Cioè, le... Come? Come si... Le chance? Extensions? Bravo. Sì, quella, le extensions. No, no. È il tuo combo labbra? Naturale. Combo labbra? Come? Combo labbra? Combo labbra. Sì. Charlotte Tilbury. Mi fai un voto alla spesa? Sì, no, a parte di fare il voto alla spesa. Oh, scusami un attimo, ma il tuo fidanzato gioca a calcio? Sì. Ma lui sa che gli metto le col calcio io, cioè nel senso che sono forte, però scusa, detto così è un po' brutto, mi scuso, intendevo che sono... Vieni a cercare ti scherziamo, ma dove davvero, gioca? Poi dove... te lo meriti. Dove gioca? È gigante. Cioè. Dove gioca? Lui com'è? Dove gioca? A volte... No, dove gioca? Ah, dove... No, ma che fai? Mi prendi in giro il tuo fidanzato? Ma no, ricordati che tu è la moglie. Gioca al Bormio. Ah, è andato via dall'Italia. Ah, è andato via dall'Italia. Non stava al Genoa? Sì, sì, no, stava in Inghilterra. Ah, era lì. Stava lì. Ah, l'Inter che ha fatto perdere lo scudetto, vero? Vero. Dai. Oh, bro. Rip. Dai. Rip? Ma io? No, lei l'ha detto. Dai. Rip. Basta. La moglie di un calciatore come fa la pipì? Ma io moglie. Non siete sposati? Allora. Non so, cioè, non l'hai ancora... Ancora non hai fatto l'altro... Cioè, oh, sposalo, Subito! Dai, non è carino. Ancora è presto. Francesca, ti ricordo... Cioè, se non l'hai capito, stiamo scherzando, perché poi la gente fraintende. No, l'ho capito, l'ho capito. Però no, sul fatto del matrimonio io te lo do come consiglio, cioè... Mettiamo nero su bianco. No, perché hanno... Il regalo più costoso. Il regalo più costoso che abbiamo fatto, vero? Il cuore. Non c'è regalo più grande del cuore. Il cuore. Posso dirti le attenzioni. Regalo del cuore? No. Vabbè, non capisci. Cioè, no, lascia, vabbè, lascia stare, Francesca. Allora, una volta mi organizzo l'anno scorso, mentre stavamo vivendo in Francia, una festa a sorpresa con i miei amici italiani. Ma aspetta, ma per dirti che eri cornuta? Ma dai. No. Ah no, scusa, avevo capito male. Ma guarda che tutti i calciatori non sono tutti uguali, calciatori. No, avevo ricordo, capito eh? Male. Chiedo scusa al Rado, mio fratello. Fermo, no, fermo, perché... No, vabbè, comunque, hai visto le dichiarazioni che ha fatto Simone Berlini? Brutte, brutte, eh? Cosa devo fare? Sì, sì, ho visto. Però ho visto, ha sbagliato il mio cognome, cioè Simone. Sì, ha detto... Quale cazzo è il tuo cognome? Quale cavolo è, devi dire? Cucuru. 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 Cucuru, ma non è difficile. Però posso dire, vai all'anagrafe e cambialo. Cucurucu, bellissimo. Molto meglio. No, non è difficile. Meglio, molto più da... Oh, d'attrice. È d'attrice Cucurucu. Cioè, presentiamo Francesca Cucurucu. Cioè, fantastico, capito? Cucuru. Ma... No, vabbè, però posso dirti, scusami se ho sbagliato il cognome, ma io pensavo fosse... No, però chiamatemi come volete. Ok, no, ma ti scherzi, adesso visto che l'ho fatto... Vabbè, ti chiamo Francesca. Mi stanno portando, lo sapevo. Prima. Sì, ma è fidanzata. Non ho fatto... Se tu vuoi leggere un ragazzo più bello, chi leggeresti?
Il mio ragazzo? No, beh, ok, è un influencer il tuo ragazzo per caso? Il trattino basso doppia GT da Tier 1 su tu Michele 00 Prime. Esatto, quindi? Potrebbe, ok. Se tu dovessi andare così. Ah, devo essere onesta, non seguo molto TikTok Italia. Vabbè, tra noi tre. Facciamo che siamo solo noi tre. È rosso. Posso dire che secondo me lei ci, cioè, appena finisce con Radu è nei tuoi direct. Sì, 100%. Cioè, possiamo dirlo che se non ci fosse Radu nella tua vita, sarebbe la tua crush? Aia, dichiarazioni. Tu sei nei suoi direct? Passami gentilmente il telefono. Sei permaloso? Sei un po' permaloso? No, ma te sei bellissima, ci ti guardo, sei troppo bella. Bro. Grazie. Ti giuro che io non vorrei andare avanti perché comunque mi voglio tenere buono il mondo del calcio nei miei confronti a livello di business, però secondo me ci sono dei limiti per un tradimento. No, no, anche la carta d'identità di mia nonna. No. Perché lo tuo padrone. La tua nonna mi ha fatto fare una figurata. No, ma tu non lo sai, Alfonso, Francesca, dovresti fare anche le condoglianze. Sì. Ah, ma poverina. Raga. No, non è vero. No, non è vero. Ok, non è vero. Poverina. Dai, no. Sto scherzando. Oh, ma avete rotto. Oh, no. Chi è l'influencer più bello in Italia? Eros. Allora, già cosa è tutto sto spazio? Ah, sì! Francesca, in un uomo è meglio la simpatia o la bellezza, sincero? Che sia titolare, puoi dirlo. La simpatia. Quindi tu preferisci un rosso o un Simone Berlini? La simpatia è meglio della bellezza, ma non conta quando prendi 1,5 milioni all'anno, vero Francesca? No, ricordiamo che prende 3. Ne prende 3. E... Chiunque l'abbia detto ragione. Bello. A me posso dire? Io... Messaggi, mamma mia. Messaggio... I messaggi che fanno bene. Cioè, quindi tu ti definisci... Chi di tu? No. Ecco qua. Francesca! Cioè, Francesca, sei l'MVP della serata. Ciao, un applauso.